Neanche il tempo di festeggiare una schiacciante rielezione ed è stato arrestato per corruzione. Massimo Cariello, sindaco di Eboli nel Salernitano, appena rieletto per il centro-sinistra con quasi l'80% dei voti, è finito ai domiciliari. Contemporaneamente è scattata l'interdizione per quattro impiegati dei comuni di Eboli e Cava dei Tirreni, dove il sindaco sarebbe intervenuto per raccomandare i suoi amici. Appena 36 ore fa era stata formata in tempi record la giunta di Eboli. Cariello non aveva nascosto la felicità. A subentrargli ora dovrebbe essere il suo vice Lucas Groia, ritornato in politica dopo 12 anni. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, il sindaco, tra l'altro, in cambio di favori o appoggi, avrebbe condizionato dei concorsi pubblici o favorito autorizzazioni ad imprese.